lavoro al Politecnico di Milano presso il Laboratorio di Comunicazione Ottiche del Dipartimento di Elettronica. Ho iniziato a lavorare con la borsa GARD dal 1 febbraio del 2016, quindi finisce a fine gennaio 2017. E questa borsa mi ha permesso di lavorare su un progetto che si basa sulla moltiplazione modale per andare a aumentare la capacità delle trasmissioni in fibra ottica. In particolare il problema della moltiplazione modale è il fatto di riuscire a separare i modi una volta che li abbiamo uniti per aumentare la banda del canale e quindi ci siamo concentrati su come andare a separare questi modi con un demultiplexer basato su dispositivi ottici. Abbiamo provato diversi dispositivi ottici sia in spazio libero che adesso stiamo cercando di svilupparne direttamente in fibra, in modo da non dover neanche più uscire dalla fibra e rimanere quindi sempre in fibra, cosa che faciliterebbe sicuramente la demultiplazione. Quindi diciamo, le prospettive del progetto sono quelle di riuscire a sviluppare un prototipo di demultiplexer in fibra, cominciando almeno per riuscire a separare due modi OAM si chiamano, perché sono basati sul momento orbitale angolare della luce. Sicuramente penso di continuare con o senza borsa GARD, penso di continuare la mia collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione Ottiche al Dipartimento di Elettronica di Milano. E lavoriamo anche su altre cose in fibra, per esempio sensori in fibra, e sicuramente sono tutti ambiti che mi interessano, quindi l'idea sarebbe comunque di continuare più su questo filone del multiplexer per sfruttare la moltiplazione modale.